e benvenuti in questo nuovo video. Stamattina mi vedete in questa postazione perché ieri mi è arrivato il pacco di Yves Rocher e quindi volevo aprirlo insieme a voi. Cioè, in realtà io l'ho già aperto, però volevo farvi vedere quello che ho ordinato io e quello che hanno ordinato le mie clienti, le mie amiche. E niente, quindi adesso lo metto un po' più in qua, però siccome così secondo me poi è troppo distante e non riuscite a vedere bene, adesso vi avvicino e vi faccio vedere direttamente il contenuto del pacco e lo vediamo insieme. Se vi interessa qualche cosa potete vi lascio qui sotto il link per scrivermi direttamente su WhatsApp, e così almeno vi mando il catalogo intero e guardate se c'è qualche cosa che vi interessa, così almeno lo potete avere anche voi. Quindi cominciamo subito, ci sono un sacco di cose interessanti. Allora ho preso queste borse verdi, così, del Yves Rocher normali. Aspettate che vanno via il micino, va a farti un diretto. Però. Poi, qui vedo altre borse, sono quelle natalizie invece, sempre abbastanza grandi. Forse anche troppo grandi, però i pacchetti natalizi sono comunque abbastanza ingombranti. In più poi ci saranno i vari volantini, quindi poi ci sono le bustine così, che sono per alcuni pacchettini di Natale, alcune offerte sono dentro queste bustine con la cerniera, davvero carine. Poi altre due borsine così verdi normali. Sempre per una confezione questa bustina fatta così bianca con il logo sempre del Yves Rocher, sempre con la cerniera. E qui dentro sempre ci sono le borse, però sì, sempre le presenze un po'
po' più piccole. Perché se magari qualcuno, cioè sono bustine, no, sempre borsine, però sono più piccole perché se magari una persona prende una cosa piccolina non è che gli posso dare un sacchettone gigante, quindi ho preso queste. Poi iniziamo a vedere quello che c'è dentro. Allora, i cotoncini, questi qui per struccarsi, un'altra bustina. Come quelle piccole, però più grande, sempre con la cerniera. Il gatto stamattina ha deciso che vuole prenderle. Poi, questa qui, che fa parte di un set, del set di Natale, delle anteprime, ed è una calza della Befana, blu. Questo qui è un regalo di Natale, fa parte del set e adesso andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro. Guardate che bello il pack, molto molto carino, arancione, con tutti questi dettagli oro, questi disegnini oro, con scritto Pomme d'hiver, perché è mela d'inverno, la profumazione, e dentro, ve lo apro così ve lo faccio vedere, dentro c'è questa crema per le mani, dentro c'è questa crema per le mani e il balsamo labbra. Ovviamente non lo mette a fuoco, ma manco se piangiamo in cinese. Ecco. E questa qui è la crema per le mani. Poi, sempre dentro una scatolina, questa bellissima casettina rosa, fucsia più che altro. Se così c'ha le finestrelle dappertutto così almeno si vede quello che c'è dentro. E dentro vi faccio vedere, non lo smonto troppo perché ho paura che poi non sono più capace di montarlo. C'è un gommage, adesso ve lo faccio vedere, aspettate che la richiudo. Dentro c'è un gommage per il corpo. Poi qui. Un bagno doccia, questo qui invece sono la profumazione è bacche d'inverno, bacche sì, ed è buonissima, l'odore è tipo fruttato, frutti di bosco, è buonissimo. Poi c'è la crema mani e infine il balsamo labbra. Questa qui è proprio una carina e va benissimo per fare magari un regalo, un pensierino. Non è troppo impegnativo, ma comunque si fa bella, bella figura, insomma, no? Perché anche la scatolina, anche solo così, è già molto carina senza essere fasciata. Poi, qui c'è un bagno doccia. Ah, mango e coriandolo.
bagno doccia igienizzante, sì. È un bagno doccia igienizzante al mango e coriandolo. Poi, quest'altro all'alga, all'argan e alla rosa. Così anche questo qua, il pack è veramente molto carino. Poi qua si vede il contenuto. Poi questo tonico idratante della linea Hydra Vegetal, che è la crema, se avete visto il vlog, quindi ieri, è della stessa linea della crema che ho usato io ieri nel vlog. È spettacolare quella crema lì. Lascia la pelle morbidissima e veramente l'idrata tantissimo. C'è poi il gel fresco contorno occhi. C'è anche il disegnino, quindi non si può sbagliare. Poi, sempre della stessa linea, il latte detergente da 200 ml. Poi un sapone per le mani Vaniglia Bourbon. Sembra, deve essere buonissimo. Io ce l'ho, ma ancora non l'ho aperto. E qua c'è anche il bagno schiuma all'argan. Il bagno doccia, insomma. Poi un latte corpo, questo qui, sempre della linea di Natale, Carité Magique. È molto, molto profumato. Poi abbiamo due saponette Vaniglia Bourbon, così, una mango e coriandolo. Poi c'è questo gel per il corpo. Per i capelli e per il corpo, un gel doccia per i capelli e per il corpo da uomo. Il profumo è spettacolare. Questo shampoo anti-inquinamento da 300 ml. Questo qui è una scatolina dove dentro ci vanno i prodotti. Poi dopo guardo, ce li metto e vi faccio vedere quali ci vanno, perché io non è che me lo ricordo. La cre gel crema No stop, 48 ore di idratazione, sempre della Hydro Vegetal da 50 ml. Poi la palettina, questa qui, fatta così. Naturalmente non mette a fuoco neanche se piangiamo in cinese. Ok, ce l'abbiamo fatta, eh? Non la apro, ma poi qui a lato vi lascio la foto dei colori che ci sono all'interno. Poi, questo qui è un altro, diciamo, set per Natale, già bene che fatto. Qui, dove dentro c'è un gommage, un aceto da risciacquo, un balsamo botanico universale.
Una bella confezione anche questa qui da regalare, se uno sa che la persona a cui la regala determinate, diciamo, necessità. Poi, oh, questa qui mi piace la confezione. Ok, queste qui sono quattro creme mani, sono al cocco, mango e coriandolo, vaniglia bourbon e poi floreali, lotus, così. E anche questa qui la confezione è stupenda, poi di questo bluetto veramente meravigliosa. E fiori di loto e salvia è l'ultima, ecco, non mi veniva. Comunque sono veramente molto carine, anche qua se uno sa che una persona è patita per le creme delle mani, gli regala queste in quattro profumazioni e secondo me è un pensierino, un regalo veramente molto carino. Poi qui invece abbiamo una scatola. Caduta la scatola, cioè, vedete, così, una valigetta vuota che dentro bisogna metterci i prodotti che fanno parte del set, diciamo. È molto carina perché poi la si può riutilizzare anche in un secondo momento per magari riporci appunto o proprio quei prodotti lì o comunque anche poi altre cose che uno vuole. Poi ci sono i cataloghi di Natale che adesso vediamo magari domani, perché oggi già vi faccio vedere quello che c'è qui dentro. Quindi magari domani poi sfogliamo assieme il catalogo questo qui di Natale, che è valido dal 30 ottobre, quindi adesso vediamo un attimino. Dentro ce ne sono, vedete, 6. In più c'è ancora, perché fino al 29 è ancora attivo anche questo qua, il regalo che vorrei. Quindi magari questo qua invece lo sfogliamo più tardi insieme. Poi questo qui ormai è scaduto, perciò niente. E poi ci sono gli album della campagna che è partita adesso, la campagna 14. Quindi anche questo qua poi lo sfogliamo insieme. Poi c'è un'altra bustina grande, sempre perché alcune di queste cose vanno qui dentro. Poi qui ovviamente c'è la ricevuta con il bollettino, eccetera, eccetera, con su scritto tutto quello che ho preso. E adesso passiamo alle cose piccoline. Vi avvicino così vedete meglio. Allora, c'è questo mascara Feel Strong Noir 01, molto molto bello, anche il pack come vedete è di Natale, quindi bellissimo. Questo rossetto rosso numero 55 Rouge Vertige Satiné, non so quando è che lo userò, io non sono molto da rossetti, ancora meno dai rossetti rossi. Poi un balsamo labbra al lampone,
Un balsamo labbra, questo qui al mango. Un balsamo labbra alla vaniglia. Un altro balsamo labbra alla vaniglia. Un balsamo labbra, questo qui invece, alla mora, è questo qui, c'è anche scritto. Poi, un balsamo di questi qui, sempre labbra, al karité. Poi, un campioncino di gel, questo qui, della Hydra Vegetal, veramente fantastico, cioè. Se avete la pelle secca, disidratata, questo qui è veramente fenomenale. Poi, un altro mascara. Questo qui però ha il pack normale. Scusatemi. E anche questo qui è sempre uno noir. Poi, una matita per occhi. Aspettate, una matita per occhi color marrone. Questa qui è waterproof ed è quella che si gira e viene fuori. La mina non è quella che si tempera. Poi una matita sempre per gli occhi, anche questa qui waterproof però nera. Un mini campioncino di fondotinta rosé, ce ne sono due uguali, eccoli qui, ce la faccio, prendo l'inquadratura e poi varie, ecco perché sono parte dei set, quelli che vi facevo vedere prima. Che c'è vaniglia, crema mani vaniglia, mango e coriandolo e un'altra vaniglia. E poi invece questi qui sono ombretti. Allora, il primo è questo qui, che è numero 37, Brun Caffè Matte. Ok, poi quest'altro qui che è Rosé Camellia Nacre numero 51. Poi Gingembre Nacre numero 03. Blanc Orchidea Scintillante numero 21, questo qui è bellissimo. Ha tutti i brillantini, non so se riuscite a vedere. Beh, comunque ve lo assicuro io che è veramente, ecco. Ci sono i brillantini, è bellissimo. Poi, questo qui invece è Rosé da Dahlia Nacre numero 56. E poi c'è questo qui Mordor Scintillante numero 96. Anche questo qui dentro è glitterato. Molto 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 bello. E quindi questo è tutto. Non era un grossissimo ordine perché comunque sono all'inizio, però la roba è veramente molto bella. Adesso poi assemblo i set di Natale così ve li faccio vedere per bene.
intero posto qui sotto, guardate libri, quaderni, cani, c'è di tutto qui. Ciao Olivia. E adesso sto facendo quella lì, è già la roba da buttare, sto levando quelli che sono rovinati o che non servono. Questo invece è mio, l'ho comprato e quello lì è stato un bambino. Non l'ho mai mai colorato, mi piacerebbe farlo. Benvenuto, finito. Ho messo sopra i libri con le attività, i libri da leggere, anche vecchi di Manuel e Giorgia delle elementari. E sotto invece i quaderni dove hanno scritto magari 6 pagine e poi basta. E fogli, foglietti. C'è anche questa borsa che mi ha dato mia zia, Rosella, con dentro fogli, tanti fogli se vogliono scrivere, cose così. E boh, così anche questo l'abbiamo messo a posto. Qui c'è tutto quello da buttare, 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 buttare. Invece questo libro qua è di Pia. E niente, adesso corro a prendere Giada. Ora, per pranzo, come da menù, diciamo, facciamo le crocchette di patate. Poi adesso vado a tagliare 2 patate, 2 o 3 patate per Gabriele, che gliele faccio così in padella, fritte. E poi vado ad aprire i fagioli cannellini e facciamo un'insalata e poi vado a far cuocere i cavolini di Bruxelles. O forse facciamo qualcos'altro perché è un po' tardi per fare i cavolini di Bruxelles. Vabbè, adesso ci penso e vi faccio sapere. Comunque iniziamo a mettere nell'air fryer le crocchette di patate. Ufficialmente il piatto è questo, ma poi c'è anche, per chi la vuole ovviamente non Gabriele, questa carne in gelatina, dell'insalata da finire e altre cose. Questo qui è il piatto di Gabriele invece, lui ha le patatine fritte, fagioli con sgombro e cavolini di Bruxelles. Dietro alla mamma io mi nascondo come l'artista. È stata lei. Pia? Vuoi venire dalla mamma? Ti apro la porta? Dai, vieni. Brava. Sistema, tirate un po' su quelle ciabatte là dietro. Sono di Giada. E anche quel quaderno. Lo usano Sabrina dalla scuola. Brava, che chiuso. Mangiamo la minestrina. Mi sono sbagliata e non ricordavo più che dovevo preparare la zuppa di fave e salsiccia, quindi la preparo poi domani, magari per pranzo. Poi Maurizio, quando arriva, la mangia. Quella senza glutine è venuta un po'. Speriamo che riescano a mangiarla, vabbè, perché ho buttato giù una pasta che non era adatta. Comunque, sto già preparando il menù per la prossima settimana, così domani, se non piove, se
ho l'energia giusta, vado a comprare le cose appunto che mi mancano per completare il menù. Perché è vero che abbiamo preso tante cose, però per completare il menù ce ne vanno anche delle altre. Perché come avete visto a 99 centesimi purtroppo non si è riuscito a prendere tutto quanto. Quindi devo andare a prendere alcune cosine. 1, 2, 3.